nazionale, sono delegata al coordinamento nazionale salute e sicurezza, ovviamente lavoro anche a livello territoriale, come ha detto Maria, e qui all'INAIL lavoro presso il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza nella Commissione Prevenzione e Ricerca, nell'ufficio di supporto. Questo è l'organo dove, diciamo, si fa programmazione, quindi è l'organo che dà gli indirizzi alla gestione. Tra l'altro abbiamo appena approvato la relazione programmatica, che è il documento appunto di indirizzo strategico o fondamentale di questo organo, che dice alla gestione cosa dovrà fare per il prossimo anno, con una proiezione poi per i prossimi, diciamo, 3 anni, quindi dal 21 al 23. E chiaramente che ha tenuto conto di questa situazione emergenziale che è andata ad incidere su tutta la programmazione di interventi dell'Istituto. E per aprire, diciamo, l'intervento, possiamo andare avanti. Parlerò della circolare numero 13, che rappresenta, e quindi poi dell'attuazione di questa circolare 13, con ulteriori specifiche, che è arrivata proprio ieri con questa ulteriore circolare 22, che si intitola Chiarimenti. Quindi l'INAIL ha sentito la necessità di specificare alcuni passaggi della circolare precedente, che dà indicazioni di attuazione sugli articoli 42 e 34 del Cura Italia, come già ha detto Sebastiano, ma che, diciamo, per certi versi ha sottolineato le nostre preoccupazioni sul fronte degli indennizzi e quindi del riconoscimento degli infortuni, perché innanzitutto questa ulteriore circolare non dà alcun riferimento rispetto ai lavoratori che hanno lavorato comunque nel periodo emergenziale e che non rientrano in quelle categorie di lavoratori per cui vale la presunzione semplice, e che comunque, come ha detto Sebastiano, hanno garantito il funzionamento dei servizi essenziali, e anche, diciamo, per tutti quei lavoratori che hanno continuato a lavorare nelle aziende, diciamo, aperte, che sono rimaste aperte in forza di deroghe prefettizie a livello territoriale. E non è arrivato questo chiarimento, anche se, diciamo, questa era una delle necessità che la CGIL ha rappresentato in maniera, diciamo, in vari tavoli e sicuramente in maniera ripetuta. L'altra, diciamo, invece novità importante della circolare 22 riguarda appunto la distinzione chiarissima che si fa tra responsabilità, cioè il riconoscimento dell'infortunio assicurativo, e la responsabilità civile e penale del datore di lavoro, su cui l'INAIL dà una risposta assolutamente secca rispetto alle pressioni datoriali che in queste settimane hanno tentato in tutti i modi di ottenere questo scudo penale, agendo appunto anche sul Ministero. Ieri o l'altro ieri ho letto anche una dichiarazione del Ministro, che in tal senso, diciamo, ha appoggiato pienamente la distinzione dei due piani e la vigenza della legislazione attuale, cioè del testo 81 e del codice civile e penale. Andiamo adesso in dettaglio nella circolare, entriamo nella circolare, nell'analizzare la circolare numero 13, andiamo avanti, grazie Marco. Ecco, allora, prima di tutto la circolare sospende i termini di prescrizione per tutta una serie di prestazioni che vengono erogate dall'INAIL, che qui avete elencato l'indennità giornaliera per inabilità temporanea. Adesso qui le potete leggere, diciamo, scorrere velocemente, e il periodo di sospensione parte dal 23 febbraio al 1 giugno, termine oltre il quale appunto riprenderà a decorrere il termine. E quindi, diciamo, questo garantisce comunque l'esigibilità di questi diritti, che in questo momento, diciamo, sono assolutamente importanti. Tale sospensione, andiamo avanti Marco, grazie, riguarda anche i termini di decadenza per le prestazioni che vedete qui, cioè la rendita superstiti e questa, la rendita di passaggio per silicosi asbestosi e l'assegno continuativo ex legge 248, e stesso periodo di sospensione, e quindi diciamo una tutela diciamo importante. Andiamo avanti.
Ancora questa sospensione riguarda i termini di decadenza delle revisioni della rendita che si può chiedere nell'arco di un anno dopo la scadenza prevista. Anche qui il termine è identico dal 23 al 1 giugno. Quindi da questo punto di vista possiamo dare sicuramente un giudizio quantomeno favorevole rispetto a queste indicazioni perché diciamo, sostiene appunto l'effettività dei diritti. Andiamo avanti. Adesso entriamo invece nell'ambito di applicazione della tutela infortunistica in occasione di lavoro, che è diciamo, il cuore di questa circolare che riguarda appunto il riconoscimento dell'infortunio assicurativo, sul piano assicurativo. Innanzitutto, così come c'è scritto nella circolare 13, nell'ambito di applicazione e ribadito nella circolare 22, la tutela assicurativa INAIL è estesa a tutti i lavoratori che sono assicurati e che hanno contratto il virus in occasione di lavoro. Per l'occasione di lavoro viene qui ripresa una sentenza della Corte di Cassazione che specifica l'ambito di applicazione dell'occasione di lavoro, quindi in termini anche molto favorevoli o comunque che non è legata soltanto all'attività lavorativa, quindi alla mansione del lavoro, ma a tutte quelle attività strumentali per cui il lavoratore si trova comunque sul posto di lavoro e nell'ambito appunto di lavoro. I destinatari sono tutti quelli previsti, tutti i lavoratori previsti appunto dal DPR 1124 e quelli previsti dal decreto legislativo 2000 numero 38, quindi parasubordinati, sportivi, eccetera. La circolare, andiamo avanti, grazie, la circolare 13 riconosce, come ha già anticipato Sebastiano nel suo intervento, riconosce indietro, grazie. No, sta di là. E riconosce la presunzione semplice a tutto il personale sanitario, a tutte quelle categorie professionali che sono state particolarmente esposte al Covid, quindi i lavoratori impiegati in front office, alla cassa, agli addetti alle vendite, ai banconisti e a tutto quel personale che orbita all'interno, per esempio, degli ospedali, gli operatori del trasporto, infermi, coloro che fanno le pulizie all'interno dell'ospedale, perché ovviamente diciamo, l'esposizione lì è stata particolarmente diciamo, evidente. Tuttavia, nella circolare 22, l'INAIL ha voluto specificare che la presunzione semplice non è che diciamo, significa un automatismo nel riconoscimento dell'infortunio, in quanto comunque deve essere diciamo, comprovato questo infortunio con indizi precisi, così c'è scritto nella circolare 22, cioè con indizi gravi, precisi e concordanti sui quali deve appunto fondarsi la presunzione semplice. E in questo passaggio dice anche, la circolare 22 dice che l'INAIL ammette comunque in questo procedimento di riconoscimento sempre la prova contraria, cioè è in capo all'INAIL poter dimostrare che questi indizi non sono sufficienti per dimostrare l'infortunio sul lavoro. Ecco, questo passaggio ci sembra, diciamo, piuttosto preoccupante e restrittivo rispetto alla prima stesura appunto della circolare 13, perché qui appunto si parla per ben due volte di prova contraria. Poi, comunque, nella stessa circolare 22 si dice che l'istituto valuta tutti gli elementi acquisiti d'ufficio, sia quelli forniti dal lavoratore, sia quelli prodotti dal datore di lavoro. Rispetto a questo, appunto, diciamo, come ha detto già Sebastiano, bisogna spiegare assolutamente in maniera molto chiara ai lavoratori che, diciamo, non è poi così semplice dimostrare la correlazione tra infortunio e contagio e che il supporto, in questo caso del patronato INCA, sicuramente è fondamentale per costruire un percorso probante che
finalizzato appunto al riconoscimento dell'indennizzo. Andiamo avanti. Per tutti gli altri lavoratori che non appartengono a quei settori essenziali per cui viene riconosciuta la presunzione semplice, si chiedono appunto come prove, diciamo come elementi comprobanti, quelli che vengono richiesti normalmente in un iter normale di riconoscimento da infortunio, che sono appunto oltre a quelli epidemiologici, quelli clinici, anamnestici e circostanziali. E quindi qui chiaramente il percorso è tutto in salita e per questo, così come ha ricordato anche Giampiero, è importante indirizzare i lavoratori al patronato che sicuramente saprà come istruire tecnicamente la pratica. Andiamo avanti, grazie. Ancora, ecco qui ho inserito appunto l'attualizzazione della circolare 22 che ricorda come le malattie infettive contratte in occasione di lavoro sono inquadrate come infortunio di lavoro, e con questo rispondo a un compagno che ha fatto una domanda in chat proprio su questo, cioè nell'ambito di un'azienda che non riconosce o che dice che il contagio non è una malattia, non è un infortunio. Sulla circolare 22 è chiaramente espresso, così come sulla circolare 13, che il contagio è paragonato a infortunio sul lavoro. Quindi questo è assolutamente un fatto assodato da un punto di vista istituzionale e normato dalla circolare INAIL, per cui che tra l'altro si era già espressa su questo punto con una circolare del 95 che è la numero 74. Poi eventualmente al compagno gli daremo i riferimenti dei documenti. Bisogna ricordare anche un passaggio importante su cui la circolare si sofferma, riprendendo appunto la circolare 13, che la denuncia di infortunio da Covid non determina assolutamente un aumento del premio assicurativo che il datore di lavoro deve pagare all'INAIL, per cui diciamo questo sicuramente può sostenere il lavoratore a denunciare l'eventuale contagio, l'eventuale infortunio. Andiamo avanti, grazie. Andiamo avanti perché questo già ve l'ho detto. L'ulteriore passaggio della circolare 13 riguarda le procedure di trasmissione dei certificati che seguono ovviamente l'iter già previsto dalla normativa vigente e su cui insomma non mi soffermo particolarmente perché qui avete tutti, diciamo, è tutto riassunto. E, la cosa importante nel riconoscimento dell'infortunio è l'acquisizione del certificato che attesta l'avvenuto contagio e che deve accompagnare appunto la documentazione presentata all'INAIL. Ovviamente il datore di lavoro ha l'obbligo di denuncia comunicazione dell'infortunio, così come è previsto dalla normativa vigente, e nella denuncia devono essere indicate la data dell'evento, dell'abbandono dell'attività e la data dell'avvenuto contagio. Andiamo avanti. Un ulteriore passaggio problematico riguarda quei casi che non essendo riconosciuti come soggetti alla tutela assicurativa vengono trasmessi all'INPS sulla base di una convenzione esistente tra INAIL e INPS, e su questo nella circolare del 6 aprile della CGIL del 2020 si esprime chiaramente una perplessità rispetto a questo tipo di rischio nel passaggio, nel non riconoscimento e quindi nel passaggio, nello scaricamento di alcuni casi sull'INPS e quindi la necessità di accompagnare i lavoratori caso per caso nell'iter di riconoscimento. La circolare ci dice che in caso di morte ai familiari del lavoratore spetta
una prestazione economica, una tantum previsto dal Fondo delle Vittime di Gravi Infortuni sul Lavoro e ci ricorda ancora, come vi ho già detto, che appunto il premio assicurativo non subisce alcuna variazione rispetto alle denunce di infortunio da Covid. Andiamo avanti. Sicuramente una previsione positiva è l'equiparazione del mezzo pubblico con il mezzo privato nell'infortunio in itinere, quindi questo è sicuramente una disposizione che agevola tutti quei lavoratori che per esempio si sono dovuti recare al lavoro nel periodo dal 20 febbraio al 23 febbraio, insomma fino ad oggi, per appunto per garantirci i servizi essenziali. Andiamo avanti. E adesso vi illustrerò brevemente il documento tecnico che ha scritto l'INAIL prima della firma del protocollo del 24 aprile e che sostanzialmente ha fornito indicazioni tecniche di carattere preventivo. Che poi di fatto sono state in gran parte assimilate dal protocollo che vi ha illustrato Sebastiano e che, documento che appunto è stato utile al processo decisionale dei politici che hanno dovuto poi in sede di contrattazione con le organizzazioni sindacali e datoriali sottoscrivere un protocollo condiviso. Il documento è diviso in due sezioni. Nella prima si presenta la metodologia introdotta da questo studio, da questo documento, che è una metodologia di valutazione integrata del rischio, sulla base del quale poi sono state classificate, a partire dalla classificazione Ateco, le aziende, secondo questa appunto valutazione integrata. E la seconda parte invece presenta e propone misure organizzative di prevenzione e protezione anche rispetto alla insorgenza di focolai epidemici. Andiamo avanti. I tre criteri presi in considerazione, come già vi ha anticipato Gian Piero, sono quelli di esposizione, di prossimità e di aggregazione. Andiamo avanti, ai quali è stata data una diciamo, valutazione numerica per poter costruire appunto indici numerici aggregando questi tre criteri. Andiamo avanti per poi costruire una classificazione che qui vedete, si basa appunto sul criterio di prossimità incrociato con quello di esposizione a cui si aggiunge l'indice di aggregazione. Andiamo avanti, qui c'è una tabella che vi fa vedere come la classificazione di Ateco rispetto a questa valutazione integrata del rischio riclassifica le aziende secondo questa nuova sulla base di questi tre criteri e che è servita ai decisori politici ad individuare i settori produttivi che man mano, diciamo, progressivamente sono stati riaperti e saranno riaperti. Andiamo avanti. Le strategie di prevenzione proposte in questo documento si attuano sempre nell'ambito della legislazione vigente, ovvero del decreto 81, che come ha ricordato già Sebastiano, ma è importante sempre ricordarlo, costituisce appunto l'infrastruttura non solo per l'adozione integrata alla valutazione e alla gestione di rischio, come presentata da questo documento, ma l'infrastruttura poi per tutti i documenti istituzionali che vengono approvati. Le azioni previste riguardano innanzitutto un approccio partecipato e integrato con il coinvolgimento di tutti gli attori, tutte le figure della prevenzione, quindi il medico competente, gli RSPP, gli RLS, gli RLST, datori di lavoro e lavoratori, e l'aggiornamento del DVR per il rischio di infezione. Questo è un punto importante perché su questo si è consumato, prima che venisse inserito nel protocollo, un grande scontro tra le organizzazioni sindacali e datoriali, perché appunto i datoriali non erano assolutamente disponibili diciamo, a recepire un aggiornamento del DVR, che poi è stato invece anche sancito dagli stessi documenti dell'ISS.
Le misure da adottare riguardano misure organizzative, misure di prevenzione e protezione, misure specifiche per la prevenzione dell'attivazione di focolai epidemici. Andiamo avanti. Ecco qui avete anzi tutte le misure organizzative previste che riguardano la gestione degli spazi di lavoro, l'organizzazione dell'orario di lavoro. Andiamo avanti, che sono state recepite in toto nel protocollo del 24 aprile. Poi importanti misure di protezione e prevenzione riguardano l'informazione, la formazione e la comunicazione e le misure igieniche di sanificazione degli ambienti, anche queste le troviamo, Sebastiano ve le ha già illustrate perché fanno parte del protocollo del 24 aprile. Andiamo avanti, grazie. Così ancora l'uso delle mascherine e dei dispositivi di protezione individuale e la sorveglianza sanitaria, tutti elementi che sono contenuti nel protocollo. Andiamo avanti. Queste sono invece le misure indicate per evitare la riattivazione di focolai epidemici, quindi misure igieniche, il controllo della temperatura corporea, la definizione di eventuali contatti stretti e misure aggiuntive, soprattutto nelle aziende ad alto rischio, come l'esecuzione del tampone a tutti i lavoratori. Andiamo avanti. E queste appunto sono le indicazioni conclusive del documento che faceva riferimento all'eventuale riapertura dei settori manifatturieri e settori costruzioni che poi dopo il DPCM del 26 infatti sono state riaperte. La valutazione della mobilità è un fattore fondamentale per evitare appunto l'aggregazione, l'attenta valutazione della scuola che presenta profili particolarmente diciamo critici, l'incentivazione dello smart working e insomma, gli strumenti di informazione e formazione, la comunicazione, la tutela dei lavoratori fragili come vi ha ricordato Sebastiano e il rafforzamento delle misure nel settore sociosanitario. Andiamo avanti, grazie. Adesso passiamo a scorrere velocemente il documento che riguarda invece le indicazioni tecniche sulle misure in ambito di trasporto pubblico collettivo. Anche questo nuovo documento nasce con la stessa ratio del precedente, cioè quella di fornire al decisore politico delle valutazioni tecniche per poter poi diciamo, procedere alla stesura dei DPCM o dei decreti di legge. La metodologia seguita è stata quella innanzitutto di un'analisi delle misure adottate a livello internazionale negli altri paesi colpiti dal Covid e in ambito nazionale si è partiti dalle misure già prescritte nel protocollo di regolamentazione emanato il 20 marzo dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Andiamo avanti. Sul sistema del trasporto pubblico, che cosa si è registrato? Nel periodo diciamo, nel primo periodo di pandemia, il trasporto locale ha subito una forte contrazione, quindi non c'è stata una necessità di introdurre misure particolari di contenimento. È chiaro che man mano che i settori produttivi vengono riaperti, le aziende vengono riaperte, i trasporti pubblici servono a molti lavoratori per andare a lavorare, quindi è stato necessario intervenire con delle misure adeguate per garantire salute e sicurezza ai lavoratori, in quanto appunto il trasporto pubblico è un contesto a rischio medio-alto di aggregazione, come è intuibile, soprattutto nelle aree metropolitane, soprattutto nelle aree di grande, nelle ore di punta. Andiamo avanti. Quindi diciamo, il documento sottolinea la necessità di riorganizzare il sistema, di gestire le criticità e di prevedere quindi misure di prevenzione e protezione collettive e individuali. Andiamo avanti. Questi sono alcuni dati che lo studio presenta, che sono presi da una rilevazione ISTAT del 2017 che fa vedere che il 40% della popolazione dei lavoratori usano autobus, filobus e tram per recarsi al lavoro, il 36% utilizzano il pullman e il 51% utilizzano il treno. Andiamo avanti, un ulteriore studio dell'INAIL del 2019 però ci dice che solo il 15,6%
pari a circa 3,6 milioni di lavoratori, utilizza un mezzo pubblico collettivo almeno per una parte del tragitto casa-lavoro, mentre i restanti 19 milioni utilizzano il mezzo proprio. E il 17,8 si reca al lavoro con diciamo, mezzi alternativi, cioè con la bicicletta oppure a piedi. Andiamo avanti. L'utilizzo del mezzo di trasporto qui è rappresentato per settore di attività e quindi qua avete diciamo, una proiezione di quali sono i settori maggiormente interessati all'utilizzo del mezzo di trasporto, fra cui le attività finanziarie e assicurative, le attività scientifiche, tecniche e professionali e alcuni settori della sanità. Andiamo avanti. Questo era uno studio appunto dedicato in particolare alle attività manifatturiere, costruzioni e commercio che di fatto poi sono state riaperte, qui nello studio ci dice che avrebbe mosso 700.000 lavoratori, quindi questo studio è stato fatto in particolare su questi tre settori e per vedere quale sarebbe stato l'impatto sui trasporti pubblici. Andiamo avanti. Qui ci sono, nelle grandi città metropolitane, ci sono i picchi di mobilità che sostanzialmente riguardano due fasce orarie, quella che va dalle 7.20 alle 7.40 e quelle dalle 18 alle 19, perché chiaramente nell'ambito di questo ragionamento bisogna affrontare la questione del pendolarismo. Andiamo avanti. Marco, andiamo avanti per favore. Grazie. Allora, quali sono le criticità da affrontare? Abbiamo detto che per i settori presi in considerazione, manifatturiero, costruzione e commercio, si sarebbero mobilitati 700.000 lavoratori. Abbiamo detto appunto che le fasce orarie per le grandi aree metropolitane critiche riguardano la mattina e il pomeriggio e in più a queste criticità si aggiunge la variabile dell'apertura delle attività commerciali che di fatto è in atto, insomma le attività commerciali hanno riaperto da lunedì, soprattutto nelle grandi aree metropolitane che quindi va ad aggiungere un ulteriore flusso di mobilità lavorativa. Avanti, grazie. Le misure proposte sono misure che riguardano appunto in generale il sistema, misure di igienizzazione, disinfezione e sanificazione, misure organizzative, misure di prevenzione e protezione che vengono descritte e presentate puntualmente per tutti i mezzi di trasporto, cioè per i treni e per gli autobus urbani ed extraurbani e tram e per le metropolitane. Andiamo avanti, io qui ne cito solo velocemente alcune. Andiamo avanti, grazie. Ecco, qui ce l'avete tutte elencate. Allora, per quanto riguarda le misure di igienizzazione e disinfezione, ovviamente si raccomanda di assicurare queste attività su base quotidiana e periodica negli spazi comuni, nelle stazioni, nei treni e poi nei mezzi, ovviamente nelle metropolitane e negli autobus. Per quanto riguarda le misure organizzative, per esempio, si raccomanda di ricorrere alle prenotazioni online, quindi evitando di usare le macchinette che emettono i biglietti, di andare in stazione. Si raccomanda, per esempio, per quanto riguarda le stazioni, di prevedere gate, il controllo della temperatura corporea. Si raccomanda di prevedere percorsi dei flussi distinti, quindi a senso unico, si raccomanda di richiamare le regole di contenimento con adeguati cartelloni e comunicazioni agli utenti, di prevedere per esempio la salita e la discesa in maniera separata, questo vale per tutti i mezzi di trasporto. E con questo, l'ultima cosa che volevo dire, andiamo avanti perché c'è anche una proposta di decalogo per gli utenti del trasporto pubblico, quindi di comportamenti che gli utenti devono assumere.
nell'utilizzo dei trasporti, del trasporto pubblico, in quanto anche diciamo, il comportamento individuale, la responsabilizzazione del comportamento individuale è un elemento che concorre alle politiche di prevenzione nell'uso dei trasporti. Per esempio, si raccomanda di usare forme alternative di trasporto come la bicicletta o di andare a piedi oppure di usare il mezzo proprio. Di igienizzarsi frequentemente le mani, di seguire i percorsi e la segnaletica indicata nelle stazioni e nelle fermate, mantenendo sempre 1 metro di distanza e di evitare appunto di avvicinarsi anche per chiedere informazioni, ad esempio al conducente. E si ricorda anche la necessità di indossare una mascherina per la protezione appunto del naso e della bocca. Io con questo vi ringrazio per l'attenzione. E rimango a disposizione per le vostre domande. Grazie. Grazie mille.